eccomi qua con il video dei prodotti finiti ed è il video di quasi 3 mesi di prodotti finiti, perché ho visto che l'ultimo che ho fatto è di novembre, quindi sono dicembre, gennaio e quasi tutto febbraio, quindi io direi che è il caso di iniziare, anche perché ne ho davvero tanti, ma non ho avuto l'ispirazione ultimamente di fare video, e quando ce l'avevo i prodotti non erano tantissimi, ho rimandato, oggi mi sono detta no, è il momento, quindi inizio subito da questa Yankee Candle. Questa è la Autumn Pearl, è una profumazione classica di Yankee Candle, e io avevo preso la jar piccola e boh, allora il profumo di per sé è molto buono, ancora si sente nonostante io l'abbia lavata in lavastoviglie, è un profumo quasi profumo maschile, abbastanza pungente, però una volta accesa non rilascia tutto questo grande profumo, quindi boh, una profumazione sì buona, ma l'effetto ambientale diciamo non è proprio quello che si desidera da una candela, e quindi secondo me l'ho trovata un po' deboluccia da questo punto di vista. Prodotto per capelli, lo spray questo qui fissante di Nivea, e a me piacciono gli spray per capelli Nivea, e questo è Stronghold, comunque è diciamo una tenuta media, è 3 su 6 quindi insomma è media, però insomma tiene bene, io oggi no, ma in generale ci diciamo fisso il ciuffo e mi regge bene tutto il giorno, e il giorno dopo una spazzolata e via e i capelli sono puliti, quindi ottimo ottimo prodotto secondo me. Poi ho terminato questa crema per piedi di The Body Shop, che è la Peppermint, e questa era praticamente una crema rinfrescante per piedi stanchi, però io diciamo l'ho utilizzata come crema idratante. E allora, che dire, la profumazione non mi è piaciuta e infatti ci ho messo parecchio a finirla, perché a me in generale prodotti dal profumo di menta non attirano particolarmente, li trovo abbastanza disgustosi, e poi comunque non trovavo che avesse tutto questo grande potere idratante, ma forse perché non nasce come crema idratante, ma insomma alla fine l'ho utilizzata tutta a fatica, però insomma prodotto che sicuramente non ricomprerò, perché per idratazione non va bene e per l'uso che dice di fare per rinfrescare o comunque per piedi stanchi, a me non serve, perché io nonostante mi alleni tutti i giorni non ho questa sensazione di pesantezza alle gambe, ai piedi, quindi prodotto che non mi serve, no. Poi ho terminato questo leva smalto di Maybelline, che è l'Express Nail Polish Remover, e questo lo compro al supermercato, alla Coop, quindi proprio è facilissimo da trovare. Questo è veloce, scritto solvente espresso, con estratto di mandorla. Sì, ottimo leva smalto, che niente da dire, non ho trovato che sia particolarmente neanche aggressivo, quindi economico, fa il suo dovere e quindi ok. Poi una matitina, allora questa io non so da quanto tempo io ce l'abbia, è la matita per labbra della Rimmel Exaggerate Full Volume Color Lip Liner, e è di quelle automatiche, è completamente finita ma si era anche distrutta, e questa era la colorazione 057 Ravish. Credo che neanche esista più questa matita, perché veramente ce l'ho da tantissimo tempo, e era comunque di questo color mattone, ottima. Allora l'ho trovata un pochino diciamo dura, cioè non di quelle morbide che comunque si stendono facilmente e sono anche facilmente sfumabili, l'ho trovata un pochino dura e non così tanto facilmente sfumabile, però
stava lì, non si muoveva durante tutto il giorno, anche con rossetti che non sono matte, ma anche appunto rossetti sheer o comunque un po' lucidi, e quindi comunque ottimo prodotto da questo punto di vista. Poi terminato questa mini size di crema occhi, crema contorno occhi della Faceday, una marca che secondo me per le creme contorno occhi è fantastica, perché veramente ha subito questo effetto levigante, effetto antinero immediato, antiscuro, e questo infatti è l'Anti Dark Circles Eye Cream. Ottima, non c'è che dire, mi piace tantissimo questa marca di creme per gli occhi, e questa è c'è scritto subito fa la riduzione immediata delle occhiaie, ed è vero, non so se ha qualche parte riflettente della luce che annienta questo colore scuro delle occhiaie, però è vero, quindi immediatamente fa questo, e poi per sempre le rende comunque più levigate. Ottimo prodotto. Io l'avevo scoperto da Sephora. Poi ho terminato. Questo che cos'è? Non lo so. Ah sì, il correttore. Questo correttore che è di The Body Shop, se non si di The Body Shop, ed era praticamente la colorazione quella proprio più chiara, infatti lo 00. Correttore di questi in stick, e aveva al centro una parte più idratante, diciamo, quindi questo l'ho utilizzato anche sotto agli occhi, e mi è piaciuto perché era un correttore molto morbido che quindi si stendeva facilmente, piacevole e abbastanza coprente, e quindi sì, mi è piaciuto tanto, però insomma ecco, è di The Body Shop. Poi ho terminato questo shampoo, questo balsamo, che è di questa marca, allora Screen Magical, e questo me l'avevano dato dal parrucchiere, quindi è un prodotto da salone credo, e questo appunto è il Multifunction Conditioner. Niente, sapete che io odio i balsami, continuo a comprarli, ma odio i balsami, il balsamo forse più corretto, e questo me l'avevano dato perché comunque dice che aiutava a mantenere il colore dei capelli, infatti qui c'è scritto che fornisce numerosi benefici in un unico magico gesto, ma insomma sinceramente non ho visto tutto questo grande splendore, quindi altro balsamo che ho odiato. Immancabili dischetti, tutti e due anche questi di cotoneve, grandi per il viso, piccolini per gli occhi, che ve lo dico a fare, li compro sempre. Poi ho terminato questo primer topper di Essie, che era praticamente, mi sembra, il 3 in 1, no, non mi sembra nulla, non è nulla. Io lo utilizzavo solamente come primer per lo smalto, perché poi a me sopra lo smalto piace applicare o i glitter, o quindi un topper con i glitter o un topper colorato, insomma difficilmente passo solo un topper che è trasparente, quindi questo l'ho utilizzato appunto, sì, Three Way Glaze, però insomma l'ho utilizzato solamente come base, insomma non penso che c'è da dire troppo su un prodotto del genere, boh. Io lo applicavo e lo smalto mi durava, ma perché io principalmente utilizzo smalti Kiko e quelli durano, quindi non ho avuto problemi, però l'ho finito. Poi ho terminato questo siero, allora questo è della marca Bianek e è il Line Reducing Face Elixir con la vitamina C. Allora, il packaging è molto carino, con tutti questi fiori, e aveva il classico applicatore con il contagocce. E se non ricordo male, questo aveva un odore tremendo. Sì, ok, cioè orrendo. Allora, questo primer, no, sì, primer, questo siero non mi è piaciuto assolutamente. Primo l'odore, ha un odore
quasi tipo vino, non lo so, è un odore orrendo che quando poi si applica sul viso si sente tantissimo, quindi orrendo, e in più ha un effetto molto appiccicaticcio, quindi state lì che lo stendete, in generale i sieri si assorbono quasi all'istante. Questo sì, si assorbe, ma rimane comunque un effetto un po' appiccicaticcio sul viso, orrendo. Ci ho messo tantissimo a finirlo perché non lo applicavo tutti i giorni, non ci riuscivo perché veramente è orrendo, però ce l'ho fatta. Poi ho terminato questa crema per il viso di The Body Shop e questa invece mi è piaciuta tantissimo. Prima mi è piaciuto tantissimo il packaging, anche se è pesantissimo di vetro, però questo è molto carino, è della linea Drops of Youth ed è una crema appunto per il viso da giorno, ottima, mi è piaciuta tantissimo. Io adoro queste creme di The Body Shop perché sono leggere, si assorbono subito, ma hanno anche un forte potere idratante, quindi è la crema praticamente perfetta, soprattutto la mattina come base trucco, perché non è che uno ha tempo di stare lì a spargere crema per interi minuti. Ottima, mi è piaciuta tantissimo perché è leggera. Poi ho terminato quest'altra che invece è da notte, è della Dr. Organic e questa era al burro di cacao. Questa era un pochino più pastosa, era di un colore marroncino, aveva sì questo odore un po' di cacao, ma non finto, però profumo vero, insomma, di cacao vero. E niente, questa mi è piaciuta tanto, era una crema molto densa, proprio perché appunto è notturna, e c'è scritto che contiene sia olio di cacao, insomma, ma anche aloe vera, l'olio di semi di girasole, l'olio di cocco, l'olio di semi di mango, insomma un sacco di contenuti naturali, ed era veramente ottima. Sì, mi è piaciuta tanto, anche se appunto aveva questo effetto un po' pesante, però idratava. Poi ho terminato, e per questo prodotto vorrei un attimo di silenzio solo per il packaging, questo oh mamma, come si dice? Il cleanser, il sapone, insomma, per il viso, oddio, adesso non mi è, detergente per il viso di Glam Glow, e questo era fantastico perché solo per il packaging, cioè bellissimo, tutto così olografico, packaging favoloso, ma anche il prodotto mi è piaciuto tanto. Allora, profumo non me lo ricordo, no, non aveva un profumo assolutamente, però aveva una consistenza un po' perlacea, cioè carino, un prodotto divertente da usare. Che vi dico, era per lavare il viso, sì, cioè la sensazione di pulito c'era, ma come tutti i saponi, insomma. Io più che altro l'ho preso per il packaging perché troppo carino, e poi comunque è tanto prodotto, quindi dura anche un bel po', e quindi ok, carino. Poi ho terminato uno dei miei prodotti preferiti, e questa crema per il corpo di Rituals, e questa marca io l'adoro, primo per i packaging, questo pure che ha questo coperchio di legno o comunque plastica che sembra legno, non so, profumi stratosferici che durano anche sul corpo. E questo era il rituale del Sakura, quindi i ciliegi in fiore, e questo c'è scritto proprio che è il Magic Touch Body Cream con olio di riso, olio, latte di riso o bio e cherry blossom, il fiore di ciliegio, ed è veramente carinissimo, proprio bellissimo. E c'è scritto che ogni confezione ha la sua frase anche, diciamo, un po' magica, un po' di saggezza. Qui c'è scritto che in Giappone la fioritura annuale dei ciliegi è stata appunto sempre celebrata da secoli,
e simboleggia la bellezza della vita. Fa sì che ogni giorno sembri un nuovo inizio. Bellissimi. Prodotti ottimi, hanno un'idratazione eccezionale. Questo prodotto io lo odio anche adesso che è finito. Allora, è un illuminante di Too Faced. Ebbene sì, devo assolutamente bocciare un prodotto di Too Faced. Questo è il Fresh Squeezed ed è praticamente Sparkling Piña Colada Highlighting Drops. Allora, questo prodotto ha il suo applicatore contagocce, Shake Me Baby, andava shakerato, praticamente aveva una parte in fondo di glitter e il liquido, si shakerava e tutto si mischiava. Il problema è che vi ritrovavate questi glitter ovunque, non aveva un potere illuminante, erano proprio glitter, anche se piccoli, però si notavano. E io questi prodotti li utilizzo sempre mischiati al fondotinta, e anche mischiato col fondotinta questi glitter si vedevano, e per quanto io amassi glitter, ami glitter, questi mi davano un po' fastidio. E sono stata fortunata perché mi è accaduto due volte. Quindi già al primo momento, la prima volta che l'ho aperto, l'ho urtato ed è mezza boccetta è caduta nel lavandino. E lì pure c'era una scia di glitter immane, vabbè. Poi mi è ricaduta dopo un altro un po' di tempo, mi è ricaduta un altro po', quindi si è di nuovo rovesciato un altro po'. Per cui insomma ho sofferto relativamente poco ad utilizzare questo prodotto, però vi dico che è un prodotto orrendo. Io non saprei come utilizzarlo, cioè sul viso mischiato con il fondotinta è orrendo, ma anche penso messo così come illuminante ti crea una scia di glitter spaventosa, quindi un prodotto da evitare. Poi ho terminato un illuminante MAC, non si vede più nulla, e questo era praticamente della linea Beaming Blush Extra Dimension Skin Finish, quindi è l'illuminante. Questo era un illuminante rosa, un pochino diciamo olografico sull'oro, quindi era un po' un oro rosa. Allora, questo prodotto mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Allora, l'effetto era sì carino, perché c'era questo effetto un po' dorato, però come prodotto dopo un po', nonostante non mi fosse caduto, si è rotto, si è spaccato, e quindi io ho dovuto utilizzare questo coso rotto nel tempo, e quindi questo è un po' fastidioso. Ma era comunque difficile anche da prelevare con il pennello, nel senso che bisognava comunque insistere un po', non era tipo altri illuminanti che una passata di pennello e via già prelevano il prodotto. Quindi l'effetto sì era carino, però troppi problemi di packaging secondo me, e proprio di consistenza del prodotto, che me l'hanno fatto praticamente odiare. Poi sono rimasti tre prodotti, ancora un po' di pazienza. Ho terminato questa crema mani di Mercy Andy Love and Cream, e questa sì, carina. Questo profumo aveva un profumo un po' zuccherino, non aveva glitter questa, perché anche questi di Mercy Andy mi era successo un'altra volta, tipo come l'illuminante, mani piene di glitter, una cosa orrenda. E ok, è carino, prodotto economico, simpatico, comodo da portare soprattutto in borsetta, però insomma diciamo vale un po' quello che costa, potere idratante sì, ma non così profondo. Poi ho terminato questo eyeliner, di quelli che si shakerano, di Urban Decay, ed è il Pearl Version Waterproof Fine Point Eye Pen. Io non so, ma come tutti gli eyeliner questi con la punta in feltro, a me dopo un po' la punta si diventa morbida,
e non mi permette più di creare linee precise perché si muove, si piega, e quindi la devo andare a tagliare. Anche questa l'ho tagliata un po' di volte e boh, non so perché. Ditemi se anche a voi succede, insomma, perché veramente è una cosa fastidiosa. Sì, il prodotto di per sé è buono, anche se alla fine, nonostante non fosse finito, non scriveva più proprio in modo molto nitido, molto, insomma, nero forte, però insomma prodotto buono. Però ha questo problema della punta, ma che riscontro con altri prodotti, quindi sempre di questo tipo, quindi secondo me sono proprio queste punte in feltro che dopo un pochino si rovinano. E poi ho terminato questo olio che io utilizzo mischiato alla schiuma per capelli, che è il Nature Unique Cosmetics, è la marca, e 28 oli bellezza. E questo appunto è classico olio multiuso per corpo, capelli, insomma ci fate quello che volete. Io lo utilizzo appunto per i capelli, più che altro perché ha un buonissimo profumo che mi piace tantissimo e diciamo che non ha questo grande potere idratante, cioè lo metti o non lo metti, non ti cambia la vita. Ogni tanto lo compro in farmacia proprio perché mi piace il profumo, quindi è un po' come spruzzarsi del profumo sui capelli senza però il problema appunto dei profumi che non si possono spruzzare sui capelli perché contengono l'alcol, e quindi diciamo è un prodotto un po' così sfizioso. E niente, ho finito tutti i prodotti, erano veramente tantissimi, e quindi spero che questo video vi possa essere utile per qualche vostro futuro acquisto, non lo so, fatemi sapere. Seguitemi sui social, soprattutto Instagram, sotto trovate il link. E noi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!